Luci della ribalta, lo spettacolo e la comunicazione sviscerati da Marco Bonardelli. Allora Maria Grazia, il 18 dicembre hai vinto il Gran Premio Internazionale del Doppiaggio 2018, decima edizione, come miglior assistente di doppiaggio. Un bel traguardo che sancisce 15 anni di lavoro in questo straordinario settore. Sì, sono veramente felicissima. È un traguardo bellissimo che mi dà la forza di continuare e fare sempre meglio. È molto molto onorata e... Insomma, non ci sono parole. Già, insomma, è stata una sorpresa per te l'altra sera all'Auditorium Parco della Musica. Una grande sorpresa, sì. Non me l'aspettavo proprio perché comunque io sì, lavoro da 15 anni, ma sono giovane, quindi sai, mi aspettavo che questo premio venisse dato anche per la carriera di tanti assistenti che lo fanno da tanti anni e questo premio insomma veramente mi dà una grande soddisfazione ed è bello vedere che quello che faccio viene comunque riconosciuto, quello che facciamo tutti, perché poi io lo dedico a tutto il gruppo degli assistenti, noi tendiamo sempre a dire al femminile perché gran parte sono donne, però ci sono anche tantissimi assistenti. Sono tutti molto bravi e il loro lavoro va valorizzato, perché purtroppo a volte un po' viene dimenticato perché tutto funziona in sala, ma non si sa come si sia arrivati a farlo funzionare in sala. Diciamo che se il direttore al doppiaggio e il direttore d'orchestra, noi siamo un po' il metronomo, sia a livello di ritmo labiale, ritmo delle battute, sia a livello anche di ritmo del turno, per riuscire a portare a termine quello che è il turno di quel momento, esatto, della lavorazione. Esatto, perché poi ricordiamo la figura dell'assistente è un po' come l'aiuto regista sul set o a teatro. Sì, fa un lavoro innanzitutto di preparazione, facciamo un conto parlando dei film, della preparazione del film, solleva magari qualche dubbio, qualcosa, qualche segnalazione da fare, che ne so, di canzoni, di cose particolari che magari, sai, nella velocità nessuno si è accorto, noi comunque lo svisceriamo totalmente fin dall'inizio, per dire anche i cartoni della Pixar, io sono 10 anni che faccio i cartoni della Disney Pixar, noi praticamente li abbiamo all'inizio che sono dei disegni, quindi li iniziamo a lavorare e iniziamo a parlarne con il direttore, a consigliarci, ad aiutarci io dal punto di vista tecnico, lui dal punto di vista artistico, uniamo le idee, è una bella cosa, si può dire che prendo il film proprio dall'embrione e lo lascio che è pronto per volare, insomma, per il via. La tua vittoria dell'altra sera al Gran Premio è significativa perché poi tu fai questo mestiere e non vieni da nessuna famiglia del mondo del doppiaggio. No, infatti, e però mi sono ritrovata in questa grande famiglia che mi ha accolta 15 anni fa. Io ho fatto l'Accademia Teatrale a Napoli, poi sono venuta qui a Roma, ho fatto una scuola di doppiaggio e ho iniziato a fare piccoli turni, piccole cose. È ovvio, iniziare comunque a 20 anni non è semplice, e mi hanno insegnato anche quest'altro tipo di lavoro che devo dirti mi è piaciuto da subito, perché avere la visione globale di tutto un film, di tutto quello che è la lavorazione e scoprire tutte le varie cose, anche tecniche del suono, la colonna, lo stem, gli optional, tutte queste cose mi stuzzicavano tanto e quindi poi mi sono completamente buttata in quest'altro tipo di lavoro, che è un lavoro anche tanto di responsabilità e non tantissimi giovani lo fanno, perché comunque sei anche un po' il tramite tra la società e il direttore, quindi devi cercare di accontentare da un lato, dall'altro, con i clienti ovviamente che anche loro ti interpellano, è una bella cosa, io poi sono amo le relazioni, è dinamico come lavoro e mi piace, proprio il film lascio un pezzettino di me
e quindi sono proprio contenta. Tu hai citato appunto l'Accademia di Napoli, infatti tu sei di Caserta, quindi non vieni neanche appunto Io da una sono di realtà del Napoli, proprio doppiaggio, Napoli, di poi il mio Napoli. compagno è di Caserta, quindi ci ritroviamo spesso anche lì. Però io sono di Napoli e sono venuta a Roma proprio per fare questo lavoro. Cioè, i miei hanno sempre fatto tutt'altro, la mia famiglia anche. È un sogno. Da bambina guardavo i film, i cartoni animati e pensavo a queste voci che si nascondevano dietro questi volti. E quindi sono arrivata qui e sentivo nei corridoi Nanni Baldini, Francesco Pezzulli, Prando. E per me era, oddio, cioè, capito, quei volti che, le voci che erano nascoste dietro a quei volti. Quindi sempre fatto con tanta passione e continuo a farlo con tanta passione. E poi sono molto felice di aver ricevuto questo premio. Nel galà dove si parlava tanto della qualità, perché è proprio quello che io penso, cioè che nonostante tutto, i tempi, si sa, la crisi, tutto quanto, se uno riesce nel proprio piccolo a mantenere la qualità alta, si vince sempre. È difficile, mi rendo conto, però si riesce, si può fare. Sì, io credo che tutti i professionisti del doppiaggio ci riescano alla grande, nonostante appunto la mole di lavoro sia aumentata notevolmente, anche con Netflix, Amazon Sì, Prime. e i tempi sono molto rapidi, quella anche è la cosa difficile, che comunque magari un episodio di una serie accelerata lo devi fare in 2 giorni, quindi il tutto è comunque compresso in modalità che uno tende di fare normali, ma purtroppo a volte non si riesce, quindi magari si fanno i quarti turni, magari si fanno pezzetti di turni molto velocemente, però abbiamo grandi professionisti e devo dire la verità, riescono sempre molto bene, unendo le forze si riesce a fare bene. Assolutamente, anche perché io credo che il grande merito dei professionisti del doppiaggio, cito per esempio anche Massimiliano Manfredi con cui tu hai lavorato negli ultimi anni su Disney Pixar, in ultimo Coco che ha vinto come miglior doppiaggio del film d'animazione, è proprio quella di essere riusciti a portare alta la qualità del doppiaggio, nonostante il doppiaggio sia cambiato per certi aspetti anche in peggio rispetto ai tempi di Rinaldi, Cigoli, cioè dei grandi maestri del doppiaggio. Sì, sicuramente sono cambiati anche i tempi proprio di lavorazione. Noi adesso abbiamo le righe, un tempo si avevano gli anelli ed erano molti di meno di adesso. Fare un piano di lavorazione di 200 righe a volte comporta di dover passare anche 50-60 anelli, che materialmente in questione di tempo considera che un anello al massimo è 30 secondi, proprio per passarlo si perde un sacco di tempo. Quindi tutti quelli che hanno fatto la vecchia scuola e quindi sono abituati a interpretare da subito, a non cercare il personaggio, ma arrivare già lì pronti con 3 parole, riescono bene anche sulle 200 righe. Quelli che un po' devono imparare, ma è giusto che sia così, vanno un pochino più in difficoltà. Quindi riuscire poi a insegnare ai giovani adesso è difficile. È difficile anche per gli assistenti, nel senso che è tutto molto molto più rapido, quindi il tempo di reazione deve essere rapidissimo, non si ha tempo di spiegare nulla, bisogna fare, produrre, andare avanti. È un peccato, però fortunatamente siamo tutti molto bravi nel nostro ambito e quindi cerchiamo di portare avanti nuove leve brave. E poi parlando proprio di assistenti, mi viene in mente un nome importante nell'ambito proprio de degli assistenti di doppiaggio, che è Ivana Fedele, grande maestra. Sì, ma noi abbiamo uno storico di assistenti che poi all'epoca si usava la pellicola, quindi erano proprio materialmente in sala lì a formare gli anelli. Abbiamo una scuola secolare, infatti cerchiamo di tenere alto questo nome anche noi giovani, speriamo di portarlo sempre a lungo, perché comunque con le nuove tecnologie sicuramente il lavoro cambia, però cambia, ma esiste. Il lavoro dell'assistente è anche stare in sala con gli attori, cercare anche un minimo di fare da psicologo, no? Perché loro arrivano anche un po' arruffati da un turno all'altro, magari con dei pensieri, delle cose, cercare di tranquillizzarli e fare in modo che poi stiano a loro agio completamente per poi creare quella magia bellissima davanti al microfono. Se loro non sono tranquilli è più difficile. Infatti, qual è la persona che ti ha insegnato poi questo lavoro quando sei arrivata a Roma?
Allora, io sono arrivata a Roma e ho rubacchiato nelle sale, nel senso che ho avuto la possibilità di vincere uno stage, e quindi di seguire vari direttori per 3 mesi, e da lì ho imparato, ti dico la verità, mi è stato detto prova. E guardando un po' qual era il prodotto finito e qual era più o meno l'iter per arrivarci, ho fatto. Poi mi consiglio molto con Francesca Rizzitello, che è la presidentessa della nostra associazione, e per me è un punto di riferimento importantissimo. E quindi poi in tutto il percorso ho avuto la possibilità, insomma, di confrontarmi con mostri sacri del mio lavoro. Monica Palleschi, che un tempo era assistente, adesso dirige. Ho un ottimo rapporto con parecchie persone che mi danno sempre tanti bei consigli, perché comunque c'è sempre da imparare, ci sono sempre situazioni particolari nuove, e mi piace anche confrontarmi, insomma, per sapere come la pensano anche loro. Ricordiamo altre tue lavorazioni al doppiaggio, a parte ovviamente Sì. quelle Pixar che ricordavamo prima, quindi Toy Story, i seguiti di Toy Story, appunto Coco di recente, Heroes X. E prima. Out, che io adoro, Inside Out per me è una chicca, perché è un film bellissimo, e gli attori sono stati bravissimi, c'era un bellissimo mood in sala, tutto molto bello. In generale, di tutti i film d'animazione Pixar ho sempre un bellissimo ricordo, perché innanzitutto sono capolavori già di per loro in originale, e poi si creano sempre delle belle cose, proprio sono proprio fiera e proprio contenta e onorata di far parte di questo mondo Pixar. Ora stiamo aspettando Toy Story 4. Dove avrete anche un bel compito perché ci sarà colui che Sì. erediterà il Woody da Frizzi. Sì. Woody è sempre stato Fabrizio, però troveremo sicuramente un modo per renderlo bello anche questa volta. E allora, ultimamente ho lavorato su First Man, che è stato un film molto impegnativo, perché parlatissimo, perché difficile per i termini. Parlava della storia di Neil Armstrong, quindi dello sbarco sulla Luna. Mi è piaciuto molto, c'era Massimiliano Manfredi come protagonista, su Ryan Gosling, che io adoro. Poi Max, vabbè, per me è una persona speciale, a cui voglio un mondo di bene. E ho lavorato quindi con Marco Guadagno, che stimo molto, e ultimamente stiamo facendo un po' di film insieme. Mi piace tanto il suo modo di lavorare, il modo di fare squadra e di mettere entusiasmo, che non è una cosa scontata, perché chi fa questo lavoro da una vita e comunque, diciamo, si può dire è arrivato, nel senso che è arrivato a dei livelli molto importanti, vedere sempre che ha l'entusiasmo, la voglia di provare cose nuove, di tentare, così mi dà tanta, tanta, tanta gioia, tanta speranza, insomma, che è bello, mi piace proprio tanto. Vedere questi grandi professionisti all'opera e, come hai detto tu, con l'entusiasmo del primo giorno è una cosa Sì, straordinaria e sicuramente comunicano anche. io adoro gli entusiasti, quindi vengo trascinata proprio in queste loro idee, cose. Cioè, per esempio, in First Man c'è stata una scelta stilistica particolare, non so se ti è capitato di vederlo. Tutto lo sbarco sulla Luna è stato lasciato con l'audio originale, e comunque è una scelta importante, ma sentita, e poi quando vedi il film ti rendi conto che è stata un'idea geniale. Non che il doppiaggio avrebbe rovinato quello che era l'audio dell'epoca, però non aveva senso in quel frangente aggiungere altro. Certo, perché poi comunque bisogna valutare anche questi elementi quando si doppia un film. Sì, assolutamente. Tutto ciò che è il repertorio si tende anche un po' a lasciarlo, per lasciare quel sapore dell'epoca.
che è più difficile da riprodurre, che poi comunque si potrebbe riprodurre, ma quando è una cosa storica, a volte si tende a lasciare quella che abbiamo, insomma, in originale. Quali saranno poi le tue prossime lavorazioni? Allora, la prossima lavorazione è On the Basis of Sex, che è sempre con Marco Guadagno, che è un film della Videa e parla praticamente dell'emancipazione della donna, fine anni 60, questa Ruth Ginsburg, una storia vera, la prima iscritta a Harvard, molto molto interessante, quindi poi insomma si parla della donna e quindi è un film che mi tocca da vicino. E poi dovrei fare intorno a febbraio I Fratelli Sisters, che è un western, da quello che abbiamo capito, però comico, carino, interessante, non vedo l'ora, sempre con Marco Guadagno. Grande doppiatore, grande direttore. Tra l'altro, io e te praticamente siamo coetanei, un mito della nostra infanzia col suo doppiaggio di Quattro Occhi, dei Puffi, ma poi dopo anche Beverly Hills. Sì, veramente ha fatto l'epoca nostra, tutti i cartoni e le serie TV dell'epoca nostra, quindi sì, è bellissimo lavorare con lui. Ti ringrazio e ovviamente complimenti ancora per il premio e insomma in bocca al lupo per tutto. Grazie, grazie Crepi e grazie di questa intervista e niente, a presto. Avete ascoltato Luci della Ribalta, lo spettacolo e la comunicazione sviscerati da Marco Bonardelli.